Leggere e scrivere, la musica, che ci racconti a proposito? Allora, leggere e scrivere la musica, il consiglio che posso dare io è di trascrivere tutto quello che si ha, perché serve come esercizio, sia per ovviamente scrivere che per leggere, e B perché ti fai un bel archivio e comunque tiri giù un brano oggi, lo scrivi, lo lasci lì 6 mesi, lo ricontrolli e non l'avevi trascritto bene, perché l'orecchio ci mette un po' ad affinarsi completamente. Scrivere, se vuoi fare la professione del musicista, è la cosa, scusami, leggere è la cosa più importante, perché come capita a noi arrivano con le parti e 3-4 si prova. Mi capita anche in prova di sentirci dire un tono sopra, un tono sotto, una quarta sopra, 2 toni sotto, quindi anche lì oltre a leggere devi avere anche un buon trasporto, se no ti trovi proprio nel fango, insomma. Lavorare in televisione è un mestiere che ha regole ben precise. Le 3 regole fondamentali per lavorare in televisione sono 12 o 13. Ovviamente essere puntuale, ma è una cosa, io sono troppo, anche perché è anche una questione di rispetto per i colleghi. Devi avere sempre 3 orecchie. Devi sempre avere 3 occhi, devi sempre avere 3 penne, 3 cavi, 3 pile di scorta, 3 fogli vergini, 3... insomma devi sempre avere un sacco di cose, per cui riesci ad avere questa completezza di situazione. Devi avere anche un paio di cervelli, perché tante volte non c'è il tempo materiale per correggere, quindi devi andare avanti a provare ricordandoti le cose. Insomma, bisogna, diciamo che è una questione... forse molto anche una questione di esercizio, nel senso che è un po' una barca nel mare mosso, capito? Che ti sballotta un po' di qua e di là. Devi imparare, devi conoscerla, non devi aver paura, devi stare rilassato, devi ricordarti tante cose e devi ricordarti che non sei mai tu che stai suonando per qualcun altro. Che cosa ti ricordi dei tempi di studio al CPM qualche anno fa? Mi ricordo l'emozione, i viaggi in treno, l'ansia perché quel giorno non avevi studiato come ti sarebbe piaciuto studiare, un sacco di cose nuove, l'amicizia che si crea con gli altri ragazzi, lo scambio di opinioni, anche se tante volte capitava di trovare qualche elemento che aveva un po' di, come ti posso dire, era un po' chiuso, c'era un po' questa sorta di rivalità, no? Però per fortuna erano pochi, quindi si teneva sempre a darsi una mano uno con l'altro, i metodi, le robe, prendi questo, prendi quell'altro. Mi ricordo veramente un bel periodo, nonostante insomma non fossi più tanto un ragazzino, però era proprio l'aria che si respirava, Milano, la scuola, i corridoi che in un'aula senti suonare una cosa, nell'altra senti cantare, il corso di musica d'insieme, bello, bello, da rifare. Come vedi il musicista di domani, la persona che se dovesse improntare la propria preparazione a essere veramente a tempo con i propri giorni, cosa dovrebbe fare? Il musicista di domani, allora devo essere sincero e qui probabilmente mi tirerò addosso le ire di qualcuno, però ad oggi con la mia tra virgolette ignoranza vedo tanti insomma musicisti bravi. Però si è perso un po' quello che secondo me è il senso della musica, della parola musica, che non è prendere uno strumento e suonarlo e andare veloce e tante cose. È un po' il sapore che riesce a dare, l'insieme. Ci sono tanti musicisti bravi singolarmente che alla fine quando li senti col gruppo sono bravissimi, però non c'è quell'insieme che senti con gruppi di persone magari tecnicamente molto meno preparate, però che hanno un bel sound, una bella pasta, una bella pompa, come dire, no? Io devo fare pum, 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 quello. Se facciamo un pezzo di Kool & The Gang, io devo fare pum, 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 quello devo fare. È inutile che vada a fare la scala di 32esimi, il film, non serve, rovino tutto. L'importante è fare quelle note messe nel modo giusto, con la spinta giusta. Ora non sto dicendo che io sono capace di farlo e tutti gli altri no. Mi piacerebbe un po' il ritorno all'insieme della musica. D'altronde
qualcuno a caso, quando gli chiesero qual è la cosa più bella della musica, rispose le pause. Qual è uno strumento che ti piacerebbe suonare se non suonassi? Il basso. No, mi piacerebbe suonare la batteria, dai. Io sono essenziale, non ho voglia di stare davanti, mi piace stare dietro e fare della gran pompa. Ciao ragazzi, un saluto a tutti da qui da Roma, buona domenica. Mi raccomando, studiate che serve sempre. Fate i bravi.